Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Carlo, 75 anni. Carlo, come tutti gli uomini over 70, aveva dei problemi di ipertrofia prostatica importanti, aveva un getto debole, aveva tutti quei disturbi disurici, cioè difficoltà ad urinare, che sono tipici dell'età che avanza. Abbiamo fatto con Carlo 8 mesi fa una procedura endoscopica mini invasiva con vapore acqueo, abbiamo utilizzato il Rezum, che è un sistema innovativo mini invasivo, prevede la vaporizzazione dell'adenoma prostatico che piano piano nel tempo, nel giro di 2-3 mesi, tende a regredire. Siamo un centro di riferimento, uno dei pochi centri nazionali, anzi europei, accreditati per questo tipo di procedura. Carlo ci racconta la sua esperienza e quello che ha ottenuto con questa procedura mini-invasiva. L'esperienza è stata quella che in seguito a questi disturbi mi sono rivolto qui al dottor Antonini, che mi ha visitato e mi ha confermato le problematiche dovute all'età che avevo della prostata, che dava i disturbi che già ha esattamente descritto il dottore, e quindi mi ha proposto di fare questo intervento che io ho fatto di buon grado, perché aveva come vantaggio anche quello di non perdere l'eiaculazione, che anche a 75 anni, finché c'è, fa sempre piacere. E quindi ho fatto questo intervento, che è filato tutto liscio. Ho fatto un paio di giorni, sono stato in clinica, poi sono tornato a casa. Purtroppo ho dovuto portare il catetere per 2-3 giorni, però no, forse per una settimana anche abbondante. Sì, vabbè, quello è da protocollo. Però dopodiché, tolto quello, piano piano nel tempo, non è stato subito immediato il beneficio, però comunque nel tempo, piano piano, il flusso si è regolarizzato molto dell'urina e ho riacquistato l'eiaculazione, che prima con i medicinali che prendevo per sopperire alle carenze della prostata mi avevo perso, e mi sono normalizzato molto. Non vado più 4-5 volte al bagno la notte, ma al massimo mi sveglio una volta. Certo, non sono tornato come a 20 anni, ma non lo pretendevo davvero, perché magari ci fosse il sistema di tornare indietro così tanto. Però indubbiamente da qualche anno si sono tornato indietro. Diciamo Carlo, che il sistema esiste un intervento endoscopico con il laser sulla prostata, che però è un intervento molto più cruento, molto più sanguinolento, con tutti i rischi correlati alla chirurgia, perché è un vero e proprio intervento chirurgico, anche se endoscopico, e in quel caso il paziente ritorna ai 20 anni, però perde l'eiaculazione. I rischi cardiovascolari di un uomo di 75 anni non sono trascurabili, quindi diciamo che noi sul piatto della bilancia dobbiamo mettere costo e beneficio. Il costo è quello di fare una procedura mini-invasiva in regime ambulatoriale e avere un grande beneficio in termini di flusso e di mantenimento della eiaculazione. Mi conferma che sì, queste cose ce sì, le ha? Sì, precisamente così. Ho un flusso molto migliorato rispetto a prima, e anche l'eiaculazione è tornata da 75 anni naturalmente, però è tornata, mentre con i medicinali non ce ne parlo più. Lo rifarebbe? Sì, lo rifarei, perché sono contento dei risultati che ho ottenuto e lo rifarei senz'altro. Perfetto. Questa era la testimonianza di Carlo, 75 anni, una malattia benigna, una patologia dell'età, l'ipertrofia prostatica, che colpisce tutti gli uomini, chi prima, chi dopo. Sappiamo che oggi abbiamo una nuova arma, una nuova strategia terapeutica, il Rezum, per portare le lancette dell'orologio almeno di 10-15 anni indietro e soprattutto mantenere una cosa che agli uomini è molto cara, la normale eiaculazione. Vi ringrazio, vi saluto, grazie Carlo, e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Saluti.